stato un inizio semplice, considerata l'estate un po' movimentata, però dal campo arrivano risposte confortanti. È soltanto calcio da rosso, ma era davvero impossibile chiedere di più a questo Messina. Sì, poi dopo tante chiacchiere praticamente è il campo sempre il giudice supremo di tutto, è quel rettangolo verde. Oggi diciamo che abbiamo fatto una buona partita, date diciamo, le tante problematiche che possiamo aver avuto in questi giorni a livello di allenamenti, a livello di organico, di tutto. Io penso però che abbiamo tolto gli alibi di mezzo e abbiamo affrontato la partita nel migliore dei modi. E quindi sono contento della prestazione, rammaricato per il risultato perché poi è sempre quello alla fine che conta, anche se questo secondo me era un allenamento per il campionato. Come ti sei trovato con Marino al suo fianco? Bene, bene, Antonio è un giocatore esperto, che secondo me già ci capiamo molto bene, e tra di noi c'è una buona simbiosi che man mano che diciamo giochiamo insieme a crescere ancora di più. Come Modica sei al terzo anno a Messina e probabilmente mai c'era stato un momento così delicato con la tifoseria, che può essere un valore aggiunto. Addirittura ha annunciato che senza particolari novità è pronta a disertare la curva sud. Tu hai un messaggio, cosa ti aspetti? È chiaro che diventa tutto più complicato così. Certo. Tifosi sono l'anima del Messina. Spero, come ho detto l'altra volta nell'intervista, che prima del campionato si faccia chiarezza, prima del 25 ci sia chiarezza sotto tutti i punti di vista e ci sia un ambiente unito che è indispensabile per affrontare questo campionato al meglio.